Non sono ancora chiare le motivazioni della violenta aggressione ai danni di una coppia a Santa Maria Cuginas da parte del figlio 47enne. Alberto Picci, originario di Cagliari, stamattina intorno alle 4:30 infatti, ha colpito con un fucile da pesca subacquea e con un forchettone da cucina i genitori, Giuseppe Picci, 68 anni, cagliaritano, e Maria Giovanna Drago, 67 anni, originaria della provincia di Ragusa, procurando a entrambi gravissime lesioni. È stata la donna a telefonare in stato di shock al 112, probabilmente già ferita. Poco prima aveva chiamato il 118 per chiedere soccorso per il marito, colpito da una fiocina sparata con un fucile da pesca. Lei invece è stata ferita alla testa con un forchettone da cucina, ma è rimasta cosciente fino all'arrivo dei soccorsi, mentre il marito era privo di sensi. I due sono stati quindi trasportati in condizioni critiche all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove sono ricoverati in prognosi riservata. I carabinieri della compagnia di Valle d'Oria, intervenuti sul luogo della tragedia, hanno condotto Alberto Picci in caserma per interrogarlo, prima di trasferirlo nel carcere sassarese di Bancali su disposizione della Procura di Sassari, mentre la squadra rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale sta effettuando gli accertamenti tecnico-scientifici del caso. Gli inquirenti stanno indagando per comprendere le motivazioni del gesto. I coniugi Picci, dopo aver vissuto per molto tempo nel Milanese, si erano trasferiti da un paio d'anni a Santa Maria Cuginas, in località La Scalitta. Il figlio li aveva raggiunti da pochi mesi.